Ben ritrovati cari amici telespettatori, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con 100 voci. In questa puntata parleremo di un episodio drammatico della storia del nostro paese, una tragedia che è venuta fuori da un po' di tempo. Prima c'è stato il silenzio. Quest'oggi voglio parlarvi, voglio raccontarvi attraverso le parole di una nostra ospite quel periodo di storia legato alla tragedia fiumana, alla tragedia del popolo istriano e in qualche modo anche legato alle famose foibe. Io devo subito ringraziare la nostra ospite per aver accettato il nostro invito perché è una forte testimonianza, una forte testimonianza dal vivo, da colei che hanno vissuto questo problema che speriamo venga mantenuto vivo ed è proprio per questo che io la ringrazio ancora una volta per essere qui con noi e parleremo di questo momento storico attraverso la signora Amelia Resaz, che spero di averlo pronunciato bene, il suo cognome, che è nata a Fiume nel 1926, ma da quasi 60 anni, circa 60 anni, vive a Bari, ha lasciato la sua città di nascita, la sua patria, possiamo considerarla così, per lasciarla e poi iniziare a vivere come tanti altri fiumani in giro per il mondo e in giro per l'Italia. Grazie signora. Allora, io inizierei subito con questa domanda. 60 anni sono davvero tanti. Lei continua a sentirsi ancora fiumana. Sempre. Non si può cancellare. Io penso che tutti quelli che amano la propria città continuano, anche se finiscono in Australia. Difatti, come ci sono tante associazioni, non lo so, molfettesi nel mondo o Ma qualcosa con di lei assume, simile. diciamo, una connotazione un po' diversa, cioè al di là, diciamo, Sì, tra virgolette, perché non è un campanilismo, no, ma è un. dietro. No, è perché è una cosa perduta, per questo. E quando lei sa che non la riavrà in nessuna maniera, è per forza che sente un sentimento più Ecco, forte. vogliamo in qualche modo, come dire, ripercorrere questo suo tragitto. Lei è nata nel 26, quindi c'era ancora Mussolini, era da poco, dal 22, da poco, dal 26, quindi poi è stata lì fino al 46, 48. 48, quindi Sì, abbondantemente 3 anni fino al dopo, lasciamo 48, la sì. fine del conflitto Sì. mondiale. In tutto questo periodo, a Fiume, dirla subito questa domanda. C'erano ancora gli echi della famosa beffa di Gabriele D'Annunzio? C'era ancora questo mito diciamo, di Gabriele D'Annunzio? Sì. Sì, c'era. Diciamo che noi, quelli che sono nati dal principio del secolo in poi, hanno avuto una cultura italiana, ma anche mia mamma, anche mio padre ha frequentato scuole italiane, perché a Fiume c'erano scuole di tutti i tipi. Ognuno faceva la scuola che voleva, se voleva fare l'italiana o la croata, oppure poi andava a fare la specializzazione a Firenze per ripulire un po' il dialetto. O andava a studiare a Vienna, secondo, però la base è sempre stata italiana perché a Fiume si è sempre parlato il veneto, anche se oggi negano. Ci sono persone che riempiono la testa dei bambini a dire che qui si è parlato sempre croato, il che non è vero, perché se noi prendiamo libri di 100 anni fa, di 200 anni, sono Beh, l'Istria sempre è l'italiana, in insomma, l'Istria. italiano. Fiume è una città a sé, non ha la caratteristica dell'Istria, perché nell'Istria c'è stato un insediamento di rumeni,
E il loro dialetto è istro-rumeno. Come si spiega questo insediamento di rumeni? Perché nella penisola c'erano state forti epidemie e allora Francesco Giuseppe aveva richiamato gente dalla Romania per ripopolare la zona. Mentre Fiume aveva la caratteristica di avere tutte le nazionalità, tutte le religioni, tutte rispettate ugualmente, Questa convivenza, come però si avveniva questa fondeva cosa? nel dialetto. Ah, ecco. Uno aveva quattro nonni con origini diverse, magari a casa potevano parlare chi in ungherese, chi in tedesco, chi in croato, chi in italiano, però correntemente era il Ah, è dialetto. interessante questa cosa. Sì. Quindi c'era già questa, già ante litteram, una forma di Sì, un multietnie. grandissimo rispetto. E come si riusciva, diciamo, a convivere, insomma, perché ovviamente presumo che anche, Siccome diciamo. la città era stata dichiarata nel 1869 dall'imperatrice Maria Teresa d'Austria, dichiarata città libera sotto la protezione dell'Ungheria, è un po' come San Marino, Ah, come Andorra, diciamo così. sì. Ma città libera. E allora il fatto di avere grande possibilità, commercio, traffico, industria, fabbriche, una città di 50.000 abitanti, che qui sarebbe un Come paesotto, sì, certo, paesone. aveva 60 fabbriche, Di che tipo? di tutto, perché venivano capitali da tutto il mondo. Perché c'era questa affluenza? Proprio in virtù del fatto che c'era Del questa. fatto che c'era la liberalizzazione, era Porto Franco, un po' quello che adesso i grandi industriali fanno portando il lavoro in India e poi lo riportano e lì pagano 2 lire. Sulla scorta anche di questo, D'Annunzio fece la famosa Repubblica del Carnaro con quel Quello manifesto è un altro che momento fu. Sì, storico. certo, voglio dire, successivo. E bisogna notare che quando D'Annunzio ha fatto la Costituzione, la carta del La carta del Carnaro Carnaro. era una forma di progresso incredibile che neanche oggi in tanti paesi non ce l'hanno. L'assoluta parità di religione, di nazionalità, di sesso, assoluta. Un fenomeno davvero, ma questo mi sfuggiva, questo aspetto che si riusciva a Sì, convivere sì, sì, sì. intorno al dialetto, cioè quindi Sì, quello era il le fulcro. diverse E poi la forme. classe politica, diciamo la classe cittadina era medio-alta, perché la massa operaia veniva da oltre il confine. Venivano con un pass tutti i giorni, c'era cantiere, siluricio, Non zuccherificio, c'era il rischio. raffineria di oli minerali, di Non tutto. c'era il rischio diciamo, di creare dei ghetti? No, no. Mia mamma mi raccontava che se una processione partiva, diciamo, dall'ultima periferia a ovest, attraversava la città cantando Noi vogliamo Dio, arrivava al ponte di confine per andare al santuario di Tersatto, e lì c'era Croazia praticamente, cambiava lingua, cantavano Ocemo Bog. Ah, però la processione era quella. E Era la stessa cosa, ma viceversa per le per altre rispetto, manifestazioni. E la prima cosa. dico, viceversa anche per le altre forme, diciamo, di Sì, religiosità. in tutti i Ah, campi, quindi sì. sì, diciamo, avveniva quella manifestazione, però cambiava la lingua in Sì, le base stesse a persone che andavano a straordinario. pregare alla Madonna. E quindi magari con una religiosità diversa, cioè voglio dire, Sì, tutto. con un credo diverso. Sì, difatti nella statistica che porto Sì, io lì, adesso. nella statistica ci sono tutte le religioni presenti, perché c'erano 38 consolati diversi, in Caspita. quanto tutto il traffico commerciale e il traffico, diciamo, delle persone, non direi turistico, del flusso che si creava, passava tutto per Fiume, cioè l'attività industriale e commerciale dell'Austria passava per Trieste,
e quella dell'Ungheria passava per Fiume, in maniera che i due porti potessero lavorare contemporaneamente, bene, senza antagonismo. Poi è venuto l'8 settembre e di lì sono E iniziati lì è stata la la tragedia. tragedia, iniziata la tragedia. Io voglio subito parlare di questo libro, che e questo è, come dire, uno spunto. Ovviamente ne parliamo perché però è uno spunto per parlare di queste cose che ci sta raccontando. Il titolo è Contime, con Sì. l'accento sulla Contime, cioè raccontami, Raccontami. raccontami, raccontami, raccontami. C'è questo racconto che lei fa ai suoi nipoti, a sua figlia, eccetera. Stavamo dicendo della tragedia, quindi l'8 settembre 1943. Come avete appreso e in che maniera avete appreso la notizia, a parte, diciamo, il celebre annunzio che viene fatto da Badoglio? Diciamo, possiamo sottolineare il fatto che mio padre, per tutto il tempo del fascismo, non si è mai espresso. Lui era un eroe dell'Austro-Ungheria, un eroe, aveva le medaglie dell'Ungheria. Però lui, per non influenzare, per non mettere in difficoltà i figli, non ha mai parlato delle sue idee politiche, chiaramente. Lavorava e basta. Quando è caduto il fascismo, ha detto: adesso cominciamo a respirare. Quando è successo l'8 settembre, e tutti dicevano: la guerra è finita, evviva, la guerra è finita, lui ha detto: chiudete tutto, adesso cominciano i nostri guai. Prevedeva Perché quello che sarebbe successo. E quindi voi vi siete sentiti un po' senza più patria? Nel 43, dopo 2 giorni, eravamo già diventati territorio Libero. germanico a Ah. tutti gli effetti, cioè litorale germanico eravamo Ah. diventati, la provincia meridionale. Lo E sbocco. c'era un governatore che comandava e niente. E nel suo libro lei racconta Solo che proprio. si aspettava sempre la fine della guerra, non potevamo prevedere la fine della guerra, cosa sarebbe successo dopo. E quindi praticamente poi vi hanno messo di fronte all'out-out, cioè o rimanere e quindi passare poi sotto, diciamo, nazionalità Sì, jugoslava, allora della tutti ex quelli che Jugoslavia. avevano parenti, diciamo, nel regno. Hanno cercato di rientrare nelle famiglie di origine. I dipendenti statali hanno cercato di avere i trasferimenti. Fuori da Fiume, ovviamente. Avere, non lo so, dove Sì, dove potevano, potevano. accettavano Sì. qualsiasi località pur di avere il posto e poter Certo, continuare ad continuare a avere vivere. i vantaggi di un posto fisso. Ma i nativi di Fiume, quelli facevano resistenza, volevano restare là. Ecco, perché poi non si è trasformato, non c'è stato, diciamo, un episodio violento, cioè Non c'è mai stata. una Perché reazione appena. cruenta, se non vogliamo No, dire violenta. non c'è stato mai. E non è nel carattere, diciamo, dei fiumani di usare violenza a Violenza nessuno. nel senso di reagire in maniera No, forte, no? non è stato possibile perché appena i titini sono entrati in città, la prima cosa hanno eliminato tutti i capi possibili, tutti quelli di Zanelliani che erano per Fiume indipendente, libera. Tutti i fascisti che hanno trovato, li hanno eliminati tutti, per cui la popolazione è rimasta bloccata. Perché proprio per ordine di Tito era stato instaurato un regime di terrore, Per in evitare. maniera da spingere la gente ad andare via. Siccome nella Prima Guerra Mondiale l'Italia aveva inglobato più di 300.000 slavi, nella Venezia Giulia, nel Carso, nel Friuli, nella zona alta dietro Trieste, dietro Gorizia, e avevano avuto dei problemi con quella gente, e Tito non voleva fare lo stesso sbaglio, per cui dice: più se ne vanno e più tranquilli stiamo. Non c'è una comunità
diversa da dover curare e da dover tutelare. Quindi voi siete andati Però via. dopo si sono trovati senza i quadri e Certo. allora hanno cominciato a limitare i permessi, a creare problemi, a dire che non erano di lingua madre italiana e non davano più i passaporti. C'è gente che ha dovuto aspettare 3-4 anni prima di poter uscire, perché non avevano più i tecnici, ingegneri, professori. Le immagini che di 60.000 abitanti 56.000 sono partiti, è E città praticamente non è mai svuotata, svuotata, non è mai più completamente nessuno. sradicata. E quindi voi siete andati via alla spicciolata praticamente. Sì, Cioè non c'è come stata capitava. nessuna forma di Nessuna un'organizzazione, assistenza, no, no. un'associazione, niente, In proprio. questo era molto diverso da Pola, per Ecco, esempio, infatti. perché a Pola sono andati gli inglesi con le navi e li hanno portati via. A noi no, a noi se ne andava uno alla volta, come capitava. No, Poi si sono creati dei centri, in diverse parti d'Italia si sono creati sì, più di 100 campi profughi. ma poi si sono trasformati questi campi profughi in villaggi, mini città, Ma oppure si dopo quasi viveva. 8 anni, dopo quasi 8 anni, c'è gente che è stata 12 anni in campo. Lì è stata nel campo. Io soltanto un giorno e mi bastava. A Ma era proprio un campo a tutti, campo profughi, Trieste tipo, è un certo. magazzino. A Trieste Quindi c'era un grande non magazzino. c'era vita come la intendiamo ora, cioè era soltanto un sopravvivere. E per forza, uno che entrava là, io penso che a un certo Cioè la vita punto. non era organizzata, voglio dire. Sì, era Nel organizzato, senso però. scuola, chiesa, non so. Ma lei immagini andare in una ex fabbrica, in una ex caserma, con i locali divisi Certo, da coperte, e certo, certo. lei ha un primo vano con una retina, un secondo vano con un'altra retina, e qua deve stare una famiglia, e Certo. vivere così per anni, e andare a fare la fila per andare alla doccia o per andare a prendere una gabella di mangiare. Mi creda, non era, Assolutamente, assolutamente. specialmente con persone che a casa loro stavano bene, non erano andati via perché c'era guerra o c'era miseria, sono andati via perché volevano essere italiani. Elogio del pagliericcio. Mi ha Sì. colpito molto questo racconto, elogio del pagliericcio, perché? Perché è una caratteristica, diciamo, è un ricordo. Ogni capitolo che scriveva era una Infatti. scusa per tirar fuori dei vocaboli poco usati. Io dico, giusto per far sorridere una persona anziana o per addormentare un bambino. Perché Sembra. questo Perché pagliericcio? Perché. veniva fatto con le foglie del grano turco, che venivano asciugate al sole, erano come delle barchette, no? E quando si mettevano in un sacco, si gonfiava, poi uno si metteva dentro e faceva la cunetta, faceva il nido. D'inverno era caldo, d'estate era fresco. Quindi si riusciva a stare, ecco, Sì, perché questo elogio, insomma, si riusciva. oltre che aveva un crepitare Eh sì, quello. caratteristico. C'è un altro bel episodio che lei racconta che in qualche modo come anticipa il femminismo e Ah, anticipa, no? E sì. anticipa quello che poi è avvenuto molti anni dopo. Ne parla delle mule, no? Le mule fiumane che però erano molto acute, erano delle donne Vivaci. vivaci ma allo stesso tempo osservatrici, insomma. Questo è un aspetto che anticipa. Lei ha dedicato, diciamo, l'ha intitolato femminismo, ma si può parlare, diciamo, di una differenza proprio sostanziale rispetto a quello che come le donne venivano trattate, insomma, rispetto alla posizione, no? Quindi, No, lei parla erano. addirittura di una situazione matriarcale, quindi Sì, il ruolo della donna era che a importante. Fiume aveva assunto era molto Sì, importante. sì. Tenendo presente poi oltretutto che venivano fuori, lei parla anche della nonna tranviera, no? Sì, mia mamma. Che sua madre che si era trovata raccontava di sua nonna.
Mia mamma. Ah, proprio lei, sua madre. Sì. Sua madre che si trovava di punto in bianco a dover diventare traviera e che si vergognava in qualche modo perché Ma era un aveva lavoro. una sua riservatezza, Certo. diciamo, sì. Questo è importante, questo è bellissimo questo che. Perché si parla tante volte anche delle triestine e qualcuno può pensare che siano molto libere. Sono libere fino a quando loro vogliono essere libere, non per dare il permesso agli altri di invadere il loro campo. Forse questa, tra virgolette, libertà è dovuta proprio a questa convivenza culturale Sì, una mentalità e particolare. quindi al rispetto Sì. Sì. diciamo dell'altro, al rispetto dell'altro. Ma c'erano delle situazioni un po', noi le pensavamo ridicole. Venivano finanzieri, doganieri, venivano dalla Calabria, dalla Puglia e portavano le giovani mogli che non dovevano uscire di Sì, casa, sì, sì, chiuse. sì, E c'erano i sì, vicini che dicevano: "Ma dai, vieni fuori che non succede niente, lascia stare." E queste terrorizzate, che avevano paura che se veniva il marito le trovava fuori, succedeva qualcosa. sì. Sì, c'è anche un aspetto che ho colto nel suo libro, a parte i giochi che effettivamente sono diversi, cioè almeno hanno una sua loro tipicità proprio Sì. fiumana. Anche rispetto al bere, all'alcol, Sì. anche Fiume è un po' diverso rispetto, diciamo, no, al Veneto, Sì, no, però no, anche i no, no. triestini come carattere sono così, sì, bevono tranquillamente, però non bevono, capita, bevono nelle feste, bevono nelle Infatti, cioè, gite. sembra proprio. Lei pensi, diceva mia mamma che un dipendente del siluriificio, un operaio, aveva la moglie che aveva la pelliccia. E io sto parlando di 100 anni fa, di 150 anni fa, Infatti. quando magari a Cassano andavano ancora con la coperta sulle spalle. E avevano due fiorini di paga alla settimana. Uno bastava per vivere e uno per divertirsi la domenica. Allora, nella domenica capitava di bere un po' di più. Vabbè, questo diciamo che è Sì. normale. Mi ha sorpreso molto questo aspetto di un popolo che si ritrova unito intorno al dialetto. Ed è questa operazione che lei ha Sto fatto cercando di difendere in tutti i modi. no, è interessante perché può sembrare, diciamo, no, una delle tante operazioni, tra virgolette, nostalgiche, no? Invece io insisto molto su questo concetto dove la lingua, ma in questo caso il dialetto che quindi viene dal popolo, no? Sì. È un elemento unificante. Questa è una cosa che mi ha colpito molto, che davvero ha fatto benissimo a fare questo suo lavoro, oltre a raccontare, diciamo, ovviamente a inquadrarlo in quel periodo storico. Veramente, le dico con grande piacere, speriamo che chi di aver suscitato innanzitutto un interesse dal punto di vista storico, perché insomma bisogna conoscere il nostro passato, la nostra, dove, Sì, quello che è avvenuto. sì. Un'ultimissima domanda, 60 anni nella città di Bari. È scontata la domanda. Lei viene praticamente da un mondo, allora, adesso con la famosa benedetta o maledetta globalizzazione, diciamo, c'è questo mescolamento più o meno positivo, ma allora andare ad Ancona era come andare in Ah, Australia, sì, insomma, cioè certo, era sì. completamente un altro mondo. Come ha fatto lei diciamo, ad inserirsi nella cultura, nei modi di vivere di Bari, insomma. Fino a quando c'era mio marito mi faceva lezione. Ah, ecco. Sì. Che tipo di lezioni gli Lui diceva: faceva? "Quando andiamo là, non dire questo, Ah. perché non ti capiscono." Non perché fosse sbagliato. Sì, E sì. io dicevo: "Ma allora 20 anni di educazione a Fiume non servono a niente?" No, dice: "No, evita."
Non dire così, non dire che non fare. Io bollivo. Poi mi sono resa E conto. che idea si era fatta adesso, diciamo, questo impatto con il sud Italia, Noi insomma? rispetto a Trieste, dico solo rispetto a Trieste, eravamo almeno 100 anni avanti come evoluzione. Lei pensi che all'inizio del Novecento c'era già il divorzio? Sì. Sì, facevo un confronto, dicevo, vanno in chiesa perché sua madre è andata in chiesa, perché suo nonno è andato in chiesa, non è che vanno in chiesa perché veramente hanno loro formato una coscienza in questo senso. E per tante cose così. Sì, stavo sempre con questo pensiero critico, forse facevo male, però ho anche incontrato persone stupende, gente generosa, anche vili, diciamo. Vabbè, questi ci sono un po' ovunque, voglio Succede dire. dappertutto. Bene, Succede. io la devo ringraziare, però vorrei che lei lasciasse questo nostro piacevolissimo incontro, che ovviamente, diciamo, non è esaustivo, leggendo un paio di suoi racconti, suoi poesie. Adesso, se lei ce n'ha già una che conosce a memoria, ce lo può leggere in fiumano, perché mi piace chiudere Lavora. il vento lavora, no? Lavora. Lo sa, penso, lo vuole se, seguirlo Sì, con lo mi tengo. piacerebbe. E poi, se può scegliere uno, diciamo, un po' di ottimismo, di, come dire, di prospettiva, di auguri, ecco, ben augurante. Non. C'è qualcosa che sia, come dire, di buon auspicio per tutti, in questi L'ultimo, tempi così non difficili. lo so, sì. A me piace anche quello della Maria Matta, Faccia ma pure. Io non l'ho voluto scegliere apposta io no, perché voglio che sia lei che... lavora. Va bene, andiamo con la Bora. La fiscia, la sbrega, la sbatte di sera e i coppi del tetto la butta per terra. La sburta la gente. E senza rispetto le alza le cotole delle mulette. In parco la fa un remitur, le foglie in un muccio le miscia con terra, ed è Don Chisciotte la fa la guerra, così anche il cocai non sa dove scampare fuori che in mare. Ma in qualche modo la sé il ritratto dei nostri muli, liberi, scetti, forti, sbruffoni, pronti a scherzare e a lavorare. Dura 3 giorni questa buriana, dopo si gira a tramontana, poi l'aria si ferma e tutto tase, ma noi sappiamo che Molignasa la è sempre là, pronta a tornare quando si alza le onde del mare. Ce la vuole tradurre perché è anche in italiano. Fischia, strappa, sbatte e di sera fa volare via dai tetti le tegole. E le butta a terra, spinge la gente e senza rispetto alza le gonnelle alle bambine. In parco fa un chiasso terribile, mescola le foglie con la terra e fa la guerra di Don Chisciotte. Così anche i gabbiani non sanno dove rifugiarsi all'infuori che in mare. Però è il ritratto dei nostri ragazzi. Che sono liberi, schietti, forti, chiacchieroni, pronti a scherzare e lavorare. 3 giorni dura questa buriana, questa tempesta, poi gira a tramontana. L'aria poi è ferma e tutto tace, ma noi sappiamo che Briccona è sempre là, pronta a tornare quando si alzano le onde del mare. Grazie, io la ringrazio molto per questo suo racconto, per questa sua conversazione che abbiamo avuto, la ringrazio Sono davvero, io che devo ringraziare. e quindi speriamo di aver lasciato, come dire, Grazie. il segno di questo bel racconto. Grazie a voi tutti, l'appuntamento è per una prossima puntata di 100 Voci su Video Italia Puglia. Grazie ancora.